Eccoci qua. Ma Steve non si cambia mai? C'è sempre la giacca? Steve c'è sempre la giacca, non si cambia mai! Forse non mi viene in mente che ci siamo finiti nella stessa giornata, no? Non si cambia mai! Va bene. Comunque, siamo qua con Paola, che è mia cugina. La somiglianza. Che studia biotecnologie. Che è un miscuglio di tante, diciamo, tecniche, tante materie, tipo sociologia, medicina, criminologia, psicologia. Prendono tutto, buttano tutto in 11 materie e fanno cose a caso, così. Per essere comunque esperti in più cose. Capite? Ok. Bene. Allora, la ragazza vuole una pausa di riflessione. Tu mi hai chiesto pausa di riflessione? Sì, parecchie volte. Ottimo. Cosa c'è dietro la pausa di riflessione? Secondo me dietro c'è qualche problema nella coppia che è piuttosto insormontabile, nel senso se fosse un problema risolvibile tu l'avresti risolto, altrimenti pausa di riflessione perché non ho il coraggio di risolverlo, soprattutto le conseguenze che portano. Magari tu con quella persona ci sei da tanto tempo, vedi che c'è qualcosa di fondo ma non lo dici perché comunque hai paura di perderlo, ed è normale che magari tu con la persona voglia bene, eccetera eccetera eccetera, però hai paura delle conseguenze, quindi perderlo, rimanere solo e... Ok, assolutamente, molto molto figo questa cosa, sono d'accordo. La pausa di riflessione, Paola, proprio domanda precisa, rispondi proprio in maniera netta. Quante volte la pausa di riflessione è veramente una pausa per pensare e quando in realtà la persona ha già deciso? Secondo me la persona ha già deciso, cioè sì. Già non decidere per me è una decisione. Ok, quindi per me la pausa di riflessione non ha senso, sono, come ti ho detto, la prima ad averla chiesta e proprio per quello ti dico che non ha senso. Quindi quando una ragazza chiede una pausa di riflessione vuol dire che di base per lei la storia è già finita, sì, ma non vuole far soffrire troppo? Poi ovviamente non so generalizzando, probabilmente ci sono quelle che hanno effettivamente bisogno, ma sono casi particolari, capito? Lo vedi da casistica, nel senso... Lo vedi secondo me, Paola, dimmi cosa pensi tu, lo vedi anche da come te lo dice, da come chiede una pausa, da quello che è successo prima, precedentemente. Cioè lo avverti quando ti sta sfanculando, sì. E quando in realtà invece sta veramente pensando da farsi. Sì, comunque magari una pausa di riflessione potrebbe avere senso quando vedi che comunque da parte sua c'è un impegno. Ok. Se vedi che comunque nei giorni, mesi precedenti ti ha proprio lasciato stare, ti ha lasciato solo, è perché semplicemente non ha coraggio di decidere. Ok. Tutte le abbiamo chieste, pausa di riflessione, è probabilmente, come hai detto, per non prendersi le grosse responsabilità, per non avere reazioni sconsiderate, per far abituare da subito la persona ad una... capito? Ci siamo? Ad un allontanamento, oggi sono più dislessico del solito. Ok, come comportarsi quando la ragazza ti dice, sai che c'è, vorrei una pausa di riflessione? Allora, secondo me, come ti ho detto, non essendoci molto da fare perché dipende da lei, se tu sei tranquillo perché hai fatto tutto il possibile per farla star bene, per far andare la relazione, semplicemente concentrati su te stesso e non farti aspettative, nel senso conta che sia già finita, tu vai avanti, ti concentri su te stesso, su migliorare te stesso, sulle tue priorità e poi se lei torna razionalmente ci pensi se effettivamente durante questo periodo in cui ti sei concentrato su te stesso vale la pena riaccoglierla perché effettivamente ti arricchisce, oppure ti sei accorto che semplicemente da parte di entrambi non c'era più molto da fare. Sì, aggiungo un'altra cosa, cioè chiaramente disperarsi non serve a un cazzo, continuare a pressare non serve a niente. Ma chiedere i motivi e quindi avere le idee chiare quando decidi poi di passare oltre, secondo me fa la differenza. Non so se ti hanno mai detto a te voglio una pausa di riflessione. Sì, no, a me no. Mai? A me sì. Le prime volte, quando ero più giovane, la prendevo un po' in maniera troppo emotiva. Mentre con il tempo impari a, appunto, razionalizzare, chiedo la motivazione, capisco per bene cosa c'è dietro e poi provo come atto di forza, di sfida con me stesso e di orgoglio ad andare avanti pensando che sia già finita. Una roba,
durante la pausa di riflessione conviene farsi sentire per far capire alla ragazza che comunque tu sei lì oppure sparire? Perché c'è, secondo me c'è anche un effetto un pochettino negativo se tu prendi da un giorno all'altro, lei veramente magari sta pensando e tu prendi e sparisci. Allora, secondo me, come hai detto tu, dipende dalle motivazioni. Se vedi che le sue motivazioni buttano, come si dice, buttano acqua ovunque, non mi ricordo come si dice, fanno acqua ovunque. Sì. Vabbè, hai capito che non hanno senso, lasciala stare. Cioè, semplicemente si sta pigliando per il culo. Se effettivamente vedi, capisci che ha dei problemi familiari, dei problemi personali, eccetera, eccetera, che è qualcosa di serio, non dico di sparire, ma da lasciarle i suoi spazi, perché alla fine è quello che ti sta chiedendo. Lasci i suoi spazi 2, 3, 4 giorni e comunque un messaggio magari terzo, quarto giorno, semplicemente un ehi, ciao, spero tu stia bene, volevo solamente farti un saluto, buona giornata. Può fare la differenza, secondo me, nella pausa che sta facendo e nelle riflessioni che sta apportando. Tutto cazzo, parlo bene? No, in realtà no. Comunque, su Instagram ti scrivono? Tanti? Sì, beh, non tanti perché non accetto quasi nessuno. Non ci siamo mai sentiti su Instagram. Tu guardi le mie storie? Non uso molto Instagram in realtà, quindi non rispondo e non guardo storie, ecco. Cosa fai nella vita? Quando... Studio? No, sì, quando studi. Quando non studio... Fai l'amore? No. No. Vicino, oppure... Non le posti però, aspetta, entro nel tuo profilo, non le posti le torte. Cosa fai? Le torte, il tiramisù, cosa fai? Ah, dolci, prevalentemente dolci, tutto, tiramisù, torte, bimbo. Ah, sei postato questo video qua proprio... Ma è stato un sacco di tempo fa! Vediamo, 3 gennaio? Beh, devo dire che posti. Beh, ragazzi, devo dire che... Bene, bene. Questo secondo me, se questo video lo metti su Tinder... Oh. Per me sei una cerbiattina, perfetto. Sì, no. Ottimo, 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 perfetto. Ragazzi, alla prossima.